Seduto sul balconcino del palazzo Frantosini ove abitava, Luigi Rinaldi, tra l'altro per lunghi anni direttore senza stipendio della sottostante Biblioteca Civica Pietro Ceretti, osservando la notte inghiottire il vicino Porto Vecchio, raccontava ai figlioletti che per superare l'eterna acerrima inimicizia tra Intra e Pallanza, i rispettivi sindaci avevano deciso all'inizio del 1900 di porre nella località Sant'Anna, in quel piccolo edificio che sorgeva solitario tra distese di prati fioriti e che poi sarebbe divenuto la caserma dei pompieri, gli stemmi dei due comuni. Lì convennero in pompa magna, si strinsero la mano e giurarono non solo eterna amicizia, ma bensì di fondere i due comuni in uno. Dovettero passare 40 anni prima che da Intra e Pallanza nascesse Verbania. Ora che Verbania era fatta, bisognava fare i verbanesi. Si sa che la natura è fortunatamente molto più forte e lungimirante degli uomini, e le due cittadine si fusero quasi naturalmente per l'espansione e la vitalità dei suoi tre quartieri cerniera, la Sassonia, San Bernardino e Sant'Anna, di cui questo convegno vuole ripercorrerne le eccellenze. All'inizio del 1800, Intra stava vivendo un momento di forte crescita economica. I traffici si intensificavano, le industrie crescevano. La cittadina si sentiva stretta tra il lago, il torrente San Giovanni, il torrente San Bernardino e il suo ramo chiamato Fiumetta. Ma gli intrisi non si arrestavano di fronte a nulla e decisero quindi di irreggimentare il torrente, creando così un nuovo quartiere che si sarebbe chiamato Sassonia. Nel nuovo quartiere fu realizzata ben presto quella che per un secolo sarebbe stata forse la più bella piazza di Intra, racchiusa tra il teatro e, verso il lago, dai giardini pubblici. Il teatro, che era il vivace centro culturale di Intra, venne demolito negli anni 1960, mentre i giardini pubblici vennero occupati prima dalla tranvia Intra Omegna e poi dalla Casa Littoria. L'edificio è di architettura pregevole, una delle prime costruzioni in Italia con struttura in cemento armato portante e finestre a nastro. Il torrente San Bernardino nasce dal Rio Pogallo e dal Rio Valgrande. Termina con una grande piana alluvionale a forma di ventaglio e comprende sia la cosiddetta Sassonia sia la zona di Sant'Anna. In quest'area il torrente ha divagato per secoli, finché l'uomo non l'ha costretto, mediante argini e dopo innumerevoli alluvioni, nel corso attuale. La famiglia Maioni diede un impulso notevolissimo allo sviluppo industriale quando, dopo aver impiantato numerosi opifici, passò nel 1880 alla tessitura della juta, impiegando fino a 180 addetti. Lo stabilimento chiuse nel 1954, nonostante grandi proteste operaie.
la piccola Manchester del Lago Maggiore stava cambiando volto. La Villa Maioni fu costruita nel 1925, negli anni dello sviluppo della moderna villeggiatura, quando i possidenti locali facevano a gara di emulazione costruendo dimore estive in armonia con la natura, nel clima romantico dell'epoca. Dopo vari passaggi di proprietà acquistata dal comune, nel 1982 vi si trasferì la biblioteca Pietro Ceretti, che abbandonò così la sede storica del Palazzo Franzosini. All'Alpe Pra, sopra Cicogna, su un poggio panoramicissimo, la famiglia Maioni aveva costruito nel 1903 un'abitazione come luogo di villeggiatura estiva. Nel 1937 il cavalier Piero Carganico ottenne che la vedova di Pierino Maioni l'accedesse al battaglione verbano del 10° Reggimento Alpini. Distrutta dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale, fu ricostruita nel 1953 dall'ANA Verbano. Nell'Ottocento lo sviluppo delle attività produttive ebbe un'impennata quando si intravide la possibilità di trarre vantaggio dall'energia idraulica per azionare meccanicamente più telai per la cardatura del cotone. Grazie alla realizzazione delle rogge per incanalare le acque dei torrenti, si passò dalla produzione artigianale alla produzione industriale. Una semplice lapide in via Ceretti ricorda che l'Italia aveva in Intra la sua prima filatura meccanica del cotone, grazie allo stabilimento aperto dai fratelli Müller, svizzeri di Zofingen, che già nel 1830 contava circa 180 addetti. Ceduta la gestione nel 1852 ai Sutermeister, lo stabilimento nel 1890 impiegò per il suo funzionamento motori alimentati da corrente elettrica prodotta nella centrale situata lungo il San Bernardino a Cossogno. Attualmente il cotonificio verbanese, che negli anni 1950 contava 530 operai, non è più produttivo, essendo stato trasformato in un vasto magazzino per la vendita all'ingrosso di filati e tessuti di cotone. Presso il cotonificio resiste intatta l'ultima ciminiera, testimonianza della realtà industriale dell'Ottocento. Come si usava una volta, accanto al cotonificio vennero costruite agli inizi del 1900 delle abitazioni per gli operai. Le case sono state più volte ristrutturate fino a perdere i connotati originali. Oggi sono villette d'abitazione privata e del loro passato è rimasta solo la denominazione: case operaie. Il Centro San Francesco prende forma nel 1997, sviluppando un'idea di Don Giuseppe Cacciami di realizzare un quartiere che avrebbe dovuto avere un ruolo notevole per il futuro della città. Attorno alla chiesa di Santa Rita si è sviluppato negli anni, con successive metamorfosi che hanno incluso la realizzazione di impianti sportivi, un punto di riferimento per realtà diverse, un centro che accoglie tutti cercando di rispondere alle varie esigenze. La birreria nazionale Locarno di Giovanni Beretta, nata nel 1854, diventa italiana con l'avvio della birreria Sempione a Pallanza. Dalla trasformazione di un convento nasce la fabbrica, che inizia a produrre il 4 ottobre 1921. Tra le due guerre mondiali cambia la denominazione
da birra nazionale a birra Pallanza. Il 1972 però segna la fine di questo periodo di successo. La fabbrica viene venduta nel 74 al gruppo Würer, che cessa subito ogni attività a Pallanza, pur continuando a commercializzare un prodotto con il marchio Simplon. La parrocchia Immacolata e San Bernardino, dagli anni 1980, ha investito nella struttura collocata al centro del rione omonimo. Fin dagli anni 70, con la crescita esponenziale della popolazione del quartiere, è sorta l'esigenza di realizzare un luogo aggregativo per creare benessere e senso di comunità, e così il capannone della ex caserma dei Vigili del Fuoco fu convertito in un auditorium. Negli anni la struttura ha perso un poco la centralità formativa, accentuando però il servizio al territorio. La storia dell'Istituto di Istruzione Superiore Contardo Ferrini di Verbania ha le sue radici domenica 1 ottobre 1950, quando viene inaugurato il civico istituto tecnico per ragionieri e geometri della città. Il segno che contraddistingue i primi 25 anni della scuola è senza dubbio la divisione del Ferrini in due istituti, i ragionieri scribacchini e i geometri coltivatori della terra. Oggi l'Istituto Ferrini Franzosini è una scuola sempre più numerosa per presenza di alunni, senza però perdere le caratteristiche fondamentali di sempre: la professionalità dei docenti, impegnati nella formazione e nella sperimentazione di nuove modalità di lavoro, con attenzione alla crescita educativa degli studenti non solo come figure professionali, ma anche come cittadini. La ditta della famiglia Allevi era in attività a Milano come soffieria in vetro per laboratorio. Nel 1940, a causa del rischio dei bombardamenti sulla città, si trasferisce a Pallanza, all'inizio di Viale Sant'Anna. Nel 1952 la ditta vanta due fabbriche per la produzione di fialette in vetro. Ma nel novembre del 1988 viene dichiarato il fallimento. La fabbrica occupava una ventina di persone, quasi tutte donne. Nel 1949 il Parlamento italiano approvò il progetto di legge presentato da Amintore Fanfani per incrementare l'occupazione operaia, con il quale si avviò un piano per la realizzazione di alloggi economici, noti come Case Fanfani. Fino al 1962, i 20.000 cantieri diffusi in tutta Italia, nelle grandi città come nei piccoli centri, offrirono un posto di lavoro ogni anno a 40.000 lavoratori edili. Grazie ai circa 2 milioni di divani realizzati nei 14 anni di attività, con questo piano oltre 350.000 famiglie italiane migliorarono le proprie condizioni abitative. Sassonia, San Bernardino e Sant'Anna, tre belle vecchie signore che sferzate dal vento del maggiore sono giunte fino a noi e sembra che vogliano dire: noi abbiamo fatto il nostro dovere, non tradite le nostre eccellenze, trasformate il passato nel futuro di Verbania. Thank you.
Grazie.